Ciao, ciao a tutti e bentrovati. Allora, oggi come promesso andremo a realizzare insieme il tutorial del ciondolo Kira in abbinato agli orecchini Kira di cui vi ho già fatto il tutorial e ve lo lascio qua sotto nell'info box. Ho usato per il ciondolo gli stessi identici materiali che ho usato per gli orecchini. Non è un ciondolo tanto grande, ma neanche troppo piccolo, direi una media misura. È bello rigido, bello compatto come sempre. E ovviamente non lo faremo in questi colori perché è già fatto, ma lo realizzeremo in abbinato agli orecchini che abbiamo fatto nell'altro video. E niente, spero che il tutorial vi sarà chiaro e che il progetto vi piaccia, fatemi sapere. E passo da adesso a farvi vedere nel dettaglio che materiali andremo ad utilizzare per realizzare questo ciondolo. Allora, ci occorrono 4 kite, io uso sempre queste che ho preso da Perlini e Gioielli. Poi mi serviranno Super Duo, la colorazione che ho scelto, e la Powdery Ossian, questa l'ho presa da Saint Petit Bijoux, che sono queste. Dello stesso colore le perle da 4 mm. Poi cipollotti 6x4, io uso i verdi, questo color verde matite. Rocaille 110, queste sono le classiche Galvanize Silver della Miyuki. E poi anche Rocaille 80, sempre Miyuki, uso, beh, le Duracoat Galvanize Silver. Poi ci servirà il gancino, per attaccare appunto il ciondolo. Un ago io utilizzo un numero 10 e come filo uso il Fireline. Per gli altri ho usato il filo di nylon, quindi va benissimo anche il filo di nylon. Sistemo il materiale e iniziamo subito con il tutorial. Allora, mi sono portata un po' avanti per velocizzare un po', tanto i primi due passaggi sono identici a quelli degli orecchini. Ho messo sull'ago 4 kite, inserendomi nel foro, nella parte più larga della perlina. Ho chiuso a cerchio e sono ripassata in tutte le perline. Ho fatto il doppio nodino e poi mi sono portata ad uscire dal foro più esterno di una delle kite. E poi tra una kite e l'altra ho inserito due cipollotti 6x4 e ho fatto la stessa cosa per tutto il giro. Ora sto uscendo con il mio filo da uno dei due cipollotti. Questo metto sull'ago una rocaille 110 e mi inserisco nel cipollotto, nella kite e nel cipollotto successivo ancora. Ecco qua. E tiro il filo. In questo modo la rocaille si posiziona tra i due cipollotti. Di nuovo sempre una rocaille 110 sul lago, mi inserisco nel cipollotto successivo, nella kite e in quello dopo ancora. Nel cipollotto dopo ancora e tiro il filo. Bene, faccio la stessa cosa per completare tutto il giro. Ok, adesso sto uscendo come prima sempre dal cipollotto e devo fare la stessa identica cosa che ho fatto prima, solamente che al posto di una rocaille 11 ne devo mettere 3 sul lago e mi inserisco nel cipollotto successivo, come prima, nella kite e nel cipollotto successivo ancora. Vediamo se riusciamo. Ok, ecco qua. E tiro il filo. E praticamente le tre perline appena inserite si posizioneranno dietro alla rocaille che ho messo prima. Come prima, ancora 3 rocaille 110 sul lago e mi inserisco nel cipollotto, nella kite e nell'altro cipollotto dopo. Così. E tiro sempre bene il filo. Bene, faccio lo stesso passaggio a completare tutto il giro. Bene, adesso sto uscendo con il filo dal cipollotto, quello che precede la kite. Metto sull'ago 2 rocaille 110 e mi inserisco nel cipollotto dopo e tiro bene il filo. Ripasso anche nelle 3 rocaille 110 successive e anche nel cipollotto dopo. Quindi mi porto sempre ad uscire dal cipollotto, quello che precede la kite. Di nuovo metto sempre 2 rocaille 110 sul lago e mi inserisco nel cipollotto dopo e tiro il filo. Bene, faccio la stessa cosa fino a completare tutto il giro. Ok, terminato il giro, ora sto uscendo con il filo dalla terza rocaille 110, quella che precede il cipollotto. Metto sull'ago 4 rocaille 110 e mi devo inserire nelle due rocaille che ho inserito nel passaggio precedente, queste due.
e tiro il filo. Di nuovo prendo sempre 4 rocaille 11-0 sul lago e mi devo inserire nelle 3 rocaille 11-0 successive. Queste 3. E tiro sempre bene il filo. E faccio la stessa cosa per tutto il giro. Ok, adesso sto uscendo con il filo dalla quarta rocaille 11-0 di quelle appena inserite. Metto sul lago una rocaille 8-0 e mi devo inserire nelle 4 rocaille 11-0 che formano l'archetto sopra al cipollotto. Queste. E tiro bene il filo. Praticamente la 8-0 si posiziona sopra alle 2-11. Adesso mi trovo ad avere sotto le 3 rocaille 11-0, quindi in questo spazietto andrò a inserire 3 super duo. Quindi metto sul lago le 3 super duo e mi inserisco sempre nelle 4 rocaille 11-0 che formano l'archetto sopra al cipollotto dopo. Queste. E tiro sempre bene il filo. E adesso procedo a completare tutto il giro facendo appunto la stessa cosa che ho appena fatto. Quindi dove ho le 2 rocaille metterò una rocaille 8-0, mentre dove ne avrò 3 inserirò le 3 super duo. A questo punto mi trovo ad uscire con il filo dalla terza rocaille 11-0 dopo la 8. Questa. Metto sul lago una rocaille 11-0 e mi inserisco nel foro superiore della prima super duo che trovo dopo. E tiro il filo. Ora tra le super duo andrò ad inserire una rocaille 8-0 e punto sempre nella super duo dopo. Un'altra rocaille 8-0 e punto sempre nel foro alto della super duo dopo. E tiro il filo. Ora metto sul lago una rocaille 11-0, salto la prima rocaille che trovo sotto alla super duo e mi inserisco in quelle dopo e tiro il filo. Adesso senza mettere niente sul lago ripasso nelle perline successive fino a portarmi ad uscire sempre dalla terza rocaille 11-0 dopo la 8-0 e faccio la stessa identica cosa che ho fatto per questa punta anche per tutte le altre tre. Adesso sto uscendo con il filo dalla rocaille 8-0, metto sul lago 3 rocaille 8-0 e mi inserisco nella 8-0 successiva, nella super duo e nella prima rocaille 11 che trovo dopo. E tiro il filo. Adesso metto sul lago 2 cipollotti 6x4 e mi devo inserire nella rocaille 11-0 che precede le super duo dopo questa. E tiro il filo. Senza mettere niente sul lago, rientro anche nella super duo e nella prima rocaille 8-0. E adesso faccio la stessa identica cosa che ho fatto di qua, inserisco le 3 rocaille 8-0 e poi i 2 cipollotti e quindi completo tutto il giro. A giro terminato, ora con il filo sto uscendo dalla rocaille 8-0, questa. Metto sul lago una perla da 4 e mi inserisco nei 2 cipollotti appena inseriti e tiro il filo. Ancora, metto sempre sul lago una perla da 4 e mi inserisco nella rocaille 8-0, nella prima rocaille 8-0 che sta tra le due super duo e passo anche direttamente nella super duo e nella 8-0 dopo, così, e tiro il filo. Vi mostro ancora, metto sul lago una perla da 4 sempre e mi inserisco nei 2 cipollotti e tiro il filo, tiro sempre bene il filo mi raccomando, poi di nuovo una perla da 4 e rientro ed entro con mio ago nella 8-0, nella super duo e nella 8-0 che sta tra le altre due super duo e tiro il filo. Ok, faccio la stessa cosa per completare tutto il giro. Ok, adesso ci manca solo da fare il cappietto. Mi sono portata ad uscire con il filo dalla rocaille 8-0 in una delle punte della lavorazione, questa. Metto sul lago 3 rocaille 11-0
qua, appoggio il lavoro per comodità, le porto accanto al mio lavoro, prendo il gancetto per ciondoli e lo inserisco anche questo all'interno del lago e porto accanto al lavoro, prendo altre tre rocaille 110 e mi devo inserire nella stessa rocaille 80 dalla quale sto uscendo con il filo, solo dall'altro lato, quindi di qua, e tiro bene il filo. Vedete, così si forma il cappietto. Adesso vi consiglio di ripassare varie volte all'interno di queste ultime rocaille appena inserite, in modo da renderlo tutto più stabile. Poi scendete all'interno della lavorazione, fate magari un giro nelle perline esterne per dare più compattezza a tutto, e poi potete tagliare il filo in eccesso perché il ciondolo è terminato. Ecco qui i due ciondoli terminati. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo progetto, se il tutorial è chiaro soprattutto, se avete qualsiasi tipo di dubbio, come sempre commentino qua sotto al video. Niente, spero che vi sia piaciuta l'idea di questa parure, un po' non lo so, magari potremmo farne anche altre in futuro, magari al posto del ciondolo abbinarci, che ne so, un anello, un bracciale, così, non so, ditemi cosa ne pensate. Se li rifate, mi raccomando, taggatemi sia su Instagram sia su Facebook, dove volete, perché mi fa sempre un sacco piacere. E niente, io vi saluto, vi abbraccio tutti, vi mando un bacione grande e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!